Benvenuti ad un altro appuntamento con Progetto Salute, questo programma che naturalmente vede alternarsi vari specialisti nelle varie branche della medicina e qui con noi in studio oggi c'è il dottor Giovanni Neri che ringraziamo e salutiamo di essere qui con noi e che ci parlerà ovviamente, è un cardiologo, quindi ci parlerà della salute del nostro cuore. Io ringrazio principalmente tutti voi che ci ascoltate e ringrazio particolarmente questa emittente che mi dà la possibilità di parlare di un argomento e di una materia che io tratto e pratico da più di 40 anni, in tanti ospedali e ora anche con lo studio privato, una buona esperienza. E che sono contento di mettere a servizio di tutti voi che ci ascoltate. Vi auguro un buon ascolto e possiamo incominciare con la trasmissione vera e propria, con gli argomenti veri e propri sul cuore e sulle patologie del cuore. Benissimo, quindi iniziamo in effetti cercando di capire un po' come è strutturato il nostro cuore, perché magari non abbiamo ben in mente proprio la vera struttura, le funzionalità del nostro cuore. Sì. In effetti, per capire le patologie cardiache bisogna sapere prima come il cuore è fatto. Infatti, bisogna sapere come è fatto, poi come funziona e solo così possiamo capire come si ammala e come si cura, ovviamente. Queste Certo. sono le quattro fasi che conducono alla comprensione della patologia cardiaca. Come è fatto il cuore? Il cuore, innanzitutto, lo sappiamo tutti. È un organo importantissimo, anzi, se non il principale, è un organo molto importante, essenziale per la vita dell'uomo e di tutti gli esseri umani che mammiferi, così diciamo. Il cuore in pratica è una pompa, non una pompa normale, è una pompa che spinge e aspira il liquido, in questo caso il liquido è il sangue. E perché spinge e aspira questo sangue? Perché deve inviare in tutto il corpo, specialmente nella periferia, anche nelle gambe, nelle braccia, nelle dita, il nutrimento, cioè il sangue, e poi richiamarlo per purificarlo, ossigenarlo attraverso i polmoni, come poi possiamo spiegare, e quindi è un ciclo continuo di lavoro del cuore, che spinge il sangue e poi lo aspira verso di sé per purificarlo e rimandarlo. Il cuore è composto da quattro camere, gli atri superiormente e i ventricoli inferiormente, che comunicano attraverso delle valvole, l'atrio destro con il ventricolo destro e l'atrio sinistro col ventricolo sinistro. Queste valvole hanno il compito di modulare la circolazione del sangue e, per farla breve, il lavoro più importante lo svolge il ventricolo sinistro, che spingendo il sangue attraverso l'aorta, che è l'arteria più importante del cuore, nutre tutti gli organi. Quindi aspira il sangue magari dall'atrio sinistro che è sovrapposto a lui e poi lo spinge attraverso l'aorta, che è un tubo importante che parte anche di 4 centimetri di diametro, e attraverso l'aorta poi con i capillari va in tutto il corpo per il nutrimento anche dei minimi capillari, anche le zone più lontane del corpo, anche il dito mignolo, l'unghia del dito mignolo è irrorata dal cuore in questo punto. Quindi, insomma, è una funzione È una globale funzione abbastanza importante. importante e quindi noi dovremmo preservare quanto più possibile la salute del nostro cuore. Sappiamo essere, insomma, un organo così vitale per la nostra vita. Quindi, allora, quali sono i sintomi che devono farci preoccupare circa, insomma, la salute del nostro cuore? Quali sono le patologie più importanti? Ebbene, il cuore ha i suoi sintomi, come tutti gli organi quando si sentono c'è qualcosa che non va, quando non si sentono è tutto a posto, ma quando voi cominciate a sentire che vi duole il fegato, che il cuore si risente, che vi duole lo stomaco, eccetera, quando c'è il sentore c'è qualcosa che non funziona e questo vale anche per il cuore.
Il cuore, non so se ve lo immaginate mentre io vi parlo, è una pompa, un muscolo che più o meno è grosso quanto il proprio pugno ed è irrorato esternamente e internamente dalle vene e dalle arterie che si chiamano coronarie perché sono tutte a corona attorno al cuore. Non sono vasi grossi, ma sono vasi più piccoli, di calibro diverso secondo se partono all'inizio del cuore e vanno a finire poi alla punta. Queste arterie nutrono il cuore, perché il cuore è un muscolo perché lavora molto e va nutrito, non riposa mai perché batte sempre, però un pochettino il cuore, apro una parentesi, durante la notte quando rallenta il suo ritmo, recupera un po' delle sue forze tra una sistole e l'altra. Durante la diastole, verso la fine della diastole, il cuore quando batte più piano, che avviene durante la notte, recupera un po' della sua energia. Comunque lavora sempre con un battito circa in media di 70-80 battiti al minuto, per una media delle 24 ore di circa 100.000 battiti. Quindi il cuore in 24 ore batte circa 100.000 volte, quindi fate il conto in una settimana, in un mese, eccetera, eccetera. Quindi è enorme il lavoro che fa il cuore. E quindi è un organo che deve stare bene per funzionare in questo modo e che noi dobbiamo salvaguardare dalle malattie e dagli sprechi che noi spesso facciamo. Tante cose, poi magari ne parliamo. Quindi il cuore, il sintomo del cuore innanzitutto è il dolore, ecco, quando il cuore fa male, duole, specialmente quando si scatena questo dolore durante gli sforzi, durante una salita di una scala, durante una salita di una strada, durante sforzi o durante le emozioni, oppure ancora durante il freddo. Che il cuore c'è qualcosa che fa il dolore cardiaco, ecco, il dolore ischemico cosiddetto, si vede che c'è qualcosa che non va, e questo qualcosa che non va nel 90% dei casi sono nelle coronarie, in questi vasi che nutrono il cuore, all'interno delle quali si può creare, come nei tubi dell'acqua, la ruggine. In tanti anni di lavoro, di flusso sanguigno, si può creare, diciamo noi, della ruggine che a poco restringe il lume di questi vasi. E quindi quando il cuore deve lavorare di più, non viene irrorato bene perché il sangue non passa bene, appunto per questa ruggine che lo chiude, e il cuore incomincia a soffrire. E l'espressione maggiore della sofferenza cardiaca è il dolore ischemico. Quindi quando... E questo succede non tanto nelle persone giovani, quasi mai, succede nelle persone che soffrono o di pressione alta o di ipercolesterolemia e trigliceridi alti, oppure diabetici. Ecco, questi sono i fattori di rischio che maggiormente predispongono al cattivo funzionamento del cuore. Quindi il dolore, innanzitutto, il dolore come primo sintomo. Il secondo sintomo può essere l'affanno, la dispnea. Quando uno abitualmente fa una scala senza sentire niente, poi all'improvviso, dopo a poco, si sente improvvisamente che ha un affanno maggiore di quanto dovrebbe avere, un affanno spropositato per le sue abitudini. Allora in quel caso... la dispnea, l'affanno, la mancanza d'aria può essere un sintomo di una patologia cardiaca. E poi un altro sintomo del malfunzionamento di qualche malattia cardiaca potrebbero essere le palpitazioni, le aritmie, perché il cuore, come abbiamo detto, ha una frequenza ritmica ordinata di 70-80, massimo 100 battiti al minuto, una frequenza che aumenta con lo sforzo, ma sempre in modo ordinato, in modo ritmico. E a proposito, la interrompo perché ecco, vorrei soffermarmi sull'aritmia cardiaca nello specifico. Ecco, diciamo magari, specifichiamo cosa significa aritmia cardiaca e quando invece si parla di fibrillazione atriale. Sì.
Sì, ecco, prima dell'aritmia cardiaca vi devo dire cos'è il ritmo cardiaco. Il ritmo cardiaco è quel battito continuo e regolare del cuore con la frequenza da 60, 70, 80, 90 fino a 100 battiti al minuto. Questa frequenza aumenta, come vi dicevo prima, con gli sforzi. Quindi è un ritmo ordinato, tutti i battiti sono equidistanti l'uno dall'altro. A volte il cuore soffre. La sofferenza, una delle maggiori sofferenze cardiache oltre il dolore, l'affanno, sono le aritmie. Le aritmie, la cui maggiore, la più frequente aritmia è la fibrillazione atriale, come mi domandava la signora con cui stiamo conducendo il programma. La fibrillazione atriale. La fibrillazione è una diffusa aritmia cardiaca ed è dovuta a una palpitazione che uno sente in quanto i battiti non sono più regolari, ma sono uno, per esempio, uno è vicino, uno è lontano, sono aritmici e disordinati. E a volte con la fibrillazione atriale si possono avere delle tachiaritmie, delle accelerazioni del ritmo, perché uno sente questo cuore che gli scoppia in petto. Quindi la fibrillazione atriale è un aumento di frequenza del cuore e un aumento di frequenza in modo disordinato. È dovuta a che cosa la fibrillazione atriale? È dovuta a una disfunzione dell'atrio, specialmente l'atrio destro, che non si contrae in modo normale, ritmico, ma si contrae in modo veloce e poco efficace. E quindi non trasmette tutti gli impulsi al ventricolo per una coordinata e ordinata diffusione del ritmo cardiaco, ma li trasmette in modo disordinato. E quindi questa frequenza alterata, una delle caratteristiche della fibrillazione atriale è il ritmo disordinato e spesso veloce. Che invece si distingue, ecco, dall'extrasistole, che per esempio è un'altra cosa. Sì, quanto finisco con la fibrillazione, perché devo aggiungere una cosa importante. Nella fibrillazione atriale si possono formare dei coaguli all'interno dell'atrio. Quindi chi soffre in modo cronico di fibrillazione atriale deve prendere, oltre l'antiaritmico, specialmente lo deve prendere quando i battiti sono veloci o periodicamente veloci, deve prendere anche un farmaco anticoagulante per evitare che all'interno dell'atrio si formino dei coaguli e poi possono partire degli emboli che possono andare al cervello, ai polmoni, eccetera. Quindi la fibrillazione atriale ha questo doppio rischio, sia del ritmo sia dell'embolia che possono partire perché si formano dei coaguli. Un'altra aritmia classica frequente sono le estrasistole, che è un'altra cosa rispetto alla fibrillazione atriale. La fibrillazione spesso viene per una malattia cardiaca, l'espressione di più di una malattia cardiaca, e avviene quasi sempre dopo una certa età, specialmente nelle persone che soffrono di pressione alta, diabete, colesterolo, obesità. Certo. Ecco, questi sono i 4-5 fattori di rischio che possono provocare iniziali patologie, sofferenze del cuore, di cui anche la fibrillazione atriale è espressione. Estrasistole. Le estrasistole sono battiti anticipati, mentre il cuore batte tum, 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 tum. Certe volte fa tutum. Poi c'è una pausa, tutto questo... Da quella sensazione come se cadesse. Una cosa che è il cuore che batte, l'estrasistole in pratica è un battito anticipato, seguito da una piccola pausa, quella pausa fa sentire al soggetto che soffre di estrasistole un senso di mancamento. Però poi il ritmo riprende, con un ritmo normale, poi magari c'è un'altra estrasistole. Le estrasistole sono importanti, sono espressione di patologie, però la patologia è più grave quando è importante il numero delle estrasistole che c'è nelle 24 ore, perché una decina, centinaia di estrasistole al giorno ce le abbiamo tutti, o per un motivo o per un altro, ma quando le estrasistole nelle 24 ore superano un certo numero,
circa il 10-15%, ma io dico anche il 7-8% già uno li sente. Per esempio su 100.000 battiti che noi abbiamo in 24 ore, quando il soggetto ha già 10.000, gli americani dicono che fino a 10.000 non dobbiamo fare niente, i nostri professori cardiologi americani dove fanno sempre le maggiori esperienze, i maggiori trials, come si dice, dicono che quando nelle 24 ore le estrasistole non superano il 10%, che sarebbero su 100.000 battiti 10.000, non bisogna fare niente. Però, e questo in teoria bene, però c'è il soggetto con 10.000 estrasistole al giorno, non vi nascondo che è una sofferenza. Perché, quindi dipende dai soggetti, non facciamo magari tutta. Perché risente, sta male, è uno dei motivi più frequenti di richiesta di cure per le estrasistole. Le estrasistole possono essere atriali e ventricolari. Atriale quando l'origine è nell'atrio, ventricolare quando l'origine è nei ventricoli. E che differenza c'è tra le due? È la pericolosità, sono più pericolose quelle dei ventricoli, perché sono una sofferenza del ventricolo, e il ventricolo è più importante perché è quello che lavora di più, quello che dà la vita, certo, e la circolazione del sangue, mentre negli atri sono importanti, però sono più pericolose, più gravi quelle del ventricolo destro-sinistro, che sempre però inquadrate nel numero delle 24 ore di tutti i battiti. E poi ci sono, dato che siamo in argomento, estrasistoli pericolose in base al numero, e pericolose pure perché se sono espressione di una patologia cardiaca, perché anche ragazzi, ci sono ragazzi che hanno un enetismo, una predisposizione, un'aritmia ventricolare cardiaca, estrasistole appunto. Quindi anche i soggetti giovani non che è non detto. Sono espressione di una patologia cardiaca direttamente, ma sono espressione di ansia, di sforzi, di la tiroide che non funziona bene, insomma, di stomaco. Certo, anche una cattiva digestione può dare. Le persone che hanno l'ernia tale, per esempio. Quindi il reflusso e tutto ciò sono che... Sono spesso soggette a questo tipo di aritmia, quindi bisogna vedere caso per caso. In pratica, in sintesi, voglio dire che ci sono estrasistole che derivano da un cuore ammalato, allora bisogna curare. Estrasistole che derivano da un cuore sano, ma da vari organi che confluiscono nell'attività cardiaca. Esatto, quindi dipende insomma un po' dal motivazione. Quando si parla, per esempio, di ipertensione arteriosa? Ipertensione arteriosa è un'altra brutta bestia con cui siamo continuamente a contatto. L'ipertensione arteriosa, i limiti che sempre questi nostri padri della scienza ci indicano sono sotto i 90 e sotto i 140, quindi una pressione, io direi da 80 a 140, in questo range di valori la pressione è normale. In un soggetto sano o in un soggetto in generale? Perché la pressione poi, se uno poi ha una malattia, ma sempre i valori sono più o meno questi per tutti, non è vero come si diceva una volta che dipende dall'età, uno che andava 80 anni all'avere 180, no, uno che andava 60 a 160, questo assolutamente, questo è da sfatare, non c'è, la pressione giusta è 90-140, 80 direi io 140. Perfetto, quindi ma secondo lei quindi è più pericolosa l'ipertensione arteriosa sistolica, ovvero la massima, o diastolica? No, la pressione arteriosa sono tutte e due pericolose, perché uno che ha spesso 180 di pressione è pericoloso. Però, che danni può fare? Che danni? Sì, quali danni si vengono? La minima. Quando è sopra i 90, perché quello. Che cosa si può fare? La pressione arteriosa, innanzitutto, bisogna considerarla pure nel complesso delle patologie che uno ha. Per esempio, se uno ha solo una pressione, vi spiego una cosa, se uno ha solo la pressione alta e la va a 140, 150, 90, insomma, può pure stare così. Però se uno ha la pressione alta, il colesterolo, il diabete, e altre patologie, la deve tenere più bassa, certo, di questo, deve tenere intorno ai 130. Quindi va inquadrata pure nelle patologie che uno ha. Però la normalità della pressione, 90,
sotto i 90 e sotto i 140. Come linea guida, diciamo, linea di massa. Perfetto, allora quando, per esempio, in che modo si misura proprio la pressione arteriosa? La pressione si misura con lo sfigmomanometro, che è una, meglio usare quello... Il classico, non quegli apparecchietti, sì. Diciamo. Sì, oppure ormai. Quegli apparecchietti digitali, bisogna collaudarli, verificarli, però io preferisco misurarle sempre con l'apparecchio manuale, che sentirle con le orecchie, con lo fonendoscopio. Quindi secondo lei non è attendibile quella con gli apparecchietti? Alcune volte non è attendibile, alcune volte non è, però se mi porta un cliente l'apparecchio e la misuro con quello e poi la convalido io con l'altro, mi posso dire questo va bene e questo. Certo. Bisogna verificarlo con l'apparecchio. Si misura, la persona deve essere seduta, più o meno tranquilla, rilassata. Diciamo. Per quanto possibile, diciamo. Già quando in realtà pompetta già aumenta. Ci tiene la persona da sola. Da sola. Infatti alcune persone dicono, dottore, non te l'ho misurato, perché appena mi misurato già io... Infatti. Ed è un problema questo, perché... Perché sfalza, diciamo. Perché non si riesce a capire che pressione ha quel soggetto. E io dico, ma io la misuro a casa e la è buona, vengo qua. Io non posso capire a guardarvi per misurare, no? E mi agito, vabbè, comunque in qualche modo. Però la cosa migliore per misurare la pressione, specialmente in questi soggetti ansiosi e che sentono la presenza del medico, è l'olterpressorio. È un apparecchietto che si mette, è un bracciale come il misuratore normale della pressione, con una scatolina che si mette appresso, collegato con il bracciale, e che la misura ogni mezz'ora, ogni ora, secondo come viene programmato. E questo è il miglior modo per misurare, perché uno mentre cammina, mentre pensa ad altre cose, mentre mangia, mentre dorme, quindi non è concentrato lì proprio nel... alla sua insaputa l'apparecchio parte della misura, quindi lui è il miglior modo ovviamente per questo soggetto di misurare la pressione. E è quello, il valore della pressione quindi tenendo conto anche del soggetto, che tipo di soggetto è, quindi se è un soggetto ansioso, sportivo, sedentario. Sì, cioè noi possiamo capire quando alza la pressione il soggetto, che però la pressione è sempre quella, deve essere sempre quella. Anche se il soggetto è ansioso e in quel momento risulta alta, bisogna verificare se è alta perché è in quel momento, se è alta perché ce l'ha alta. E quindi l'holter serve proprio nello specifico. L'holter invece chiarisce un po', approfondisce di più il valore della pressione. Poi un'altra cosa che bisogna notare è la familiarità. Se i genitori, tutti e due, soffrono di pressione alta, sicuramente i figli soffriranno di pressione alta. Se un soggetto è obeso, sicuramente prima o poi avrà la pressione alta. E così per quanto la pressione voglio dire che dipende pure dalla familiarità e dalla vita che uno conduce. Certo. Come la cura della pressione non è soltanto farmacologica, ma anche il cambiamento dello stile di vita, principalmente l'alimentazione. Mangiare poco sale, ecco. Fare una vita di movimento, passeggiate, esatto. eccetera. Quindi poi vediamo nello specifico come fare per mantenere il nostro cuore sano anche attraverso l'alimentazione. Per quanto riguarda sempre i metodi di misurazione, abbiamo anche l'ecocardio, per esempio. In che consiste questo l'ecocardio metodo? L'ecocardio consiste indirettamente, non è che l'ecocardio, siamo nella misura la pressione del cuore, no. L'ecocardio è un produttore di immagini, come per tutte le ecografie che si fanno, sia a tanti livelli, che fa vedere il cuore come funziona, come si muove, come pompa, e fa vedere pure e possiamo misurare i diametri cardiaci e tante parti del cuore. Siccome quando uno soffre di pressione arteriosa ci sono delle alterazioni del cuore, ovviamente del setto interventricolare. Allora, quello che si nota subito in un paziente
che ha la pressione alta da un po' di tempo, si nota un ingrossamento del setto interventricolare. Già appena si vede quello, il soggetto dice: ma io non soffriva mai di pressione alta. Non ha sofferto perché non se ne è accorto, però quello, i danni che ci sono già fanno capire che la pressione alta ce l'ha da un po' di tempo. Quindi con l'ecocardio si può vedere, in parte si può vedere, se la pressione ha fatto danni al cuore, perché si vedono tutte le per bene le strutture del cuore. Quindi i danni della pressione alta sono parecchio consistenti, sì, nel certo, senso fanno soffrire. Certo. La pressione alta può danneggiare il cuore e si vede, principalmente con l'eco, si vede se i danni sono importanti o non importanti, eccetera, eccetera. Abbiamo parlato prima di ereditarietà, per esempio c'è un'età in particolare in cui si dovrebbe iniziare ad effettuare dei controlli cardiologici periodici, soprattutto in soggetti, diciamo, con ereditarietà? Sì. Parliamo di ereditarietà della pressione. Sì. Sì, un soggetto che ha i genitori ipertesi deve controllare pure se sta bene magari, ma anche se sta bene già quando ha una certa età, 30 anni, direi io, deve cominciare a controllarsi la pressione, perché dipende poi che lavoro fa, se è un lavoro stressante, che tipo che è pure, però quando incomincia ad avere quell'età sarebbe bene che controllasse ogni tanto, almeno una volta, la pressione, insomma, perché anche se capita anche prima, anche i ragazzi a 20 anni ormai spesso se la misurano, capitano al pronto soccorso per una cosa, per un'altra. Allora la prima cosa si misura pure la pressione, però quelli con la familiarità devono da presto, diciamo, da quando, anche se non sentono niente, perché poi la pressione spesso non si sente quando è alta. Però poi fa danni e purtroppo si vedono. Non si sente niente, in effetti non si sente, però quando la misurano si accorgono e cominciano. Certo. E vi ricordo una cosa, che il soggetto giovane specialmente che misura la pressione cerca a sottostimare, a sottovalutare questa cosa, dice: no, ma come ora l'hai così, ma di solito l'hai buona, ma quando te la misuri mai, e come fai a sapere? Quindi cercano a sottostimare e a passarci sopra, certo, a sottovalutare cosa. Il problema che quindi, però insomma potrebbe fare, e noi dobbiamo cercare di costringerlo quasi a consigliarlo a misurare, va bene. Ecco, a proposito di soggetti giovani, molto spesso si evidenziano dei problemi cardiaci proprio quando si inizia a fare sport. Quindi alcuni, magari facendo le famose visite sportive, evidenziano questi problemi, anche se lievi, ma comunque esistenti. Per esempio il cosiddetto soffio al cuore, che molti sottovalutano o magari ne vengono a conoscenza proprio grazie a delle visite sportive. In che cosa, che cos'è? Può essere pericoloso, può fare danni? Cosa consiste esattamente? Il soffio al cuore è sempre un'espressione di una valvola cardiaca che non funziona bene, specialmente quando il soffio o la mitrale o la tricuspide o la aorta, quando uno sente il soffio, in pratica è una, si sente col fonendoscopio quando si fa la visita, e il cardiologo, il medico, appoggia il fonendoscopio nel cuore a diverse parti per vedere, e si sente proprio, si chiama soffio perché come un, ecco, un soffio così come quando esce la macchinetta del caffè da, e si può capire subito se è un soffio importante o meno importante dall'entità. Se è un soffio a volte leggero leggero, che certe volte dovete stare proprio attenti a sentirlo, allora quello è un soffio di poca entità. Mentre ci sono dei soffi importanti, rumorosi addirittura, che voi appena mettete il fonendo sentite tutto. Ecco, allora quello è un soffio patologico. Ma c'è un'ereditarietà? Si nasce oppure non sempre, succede? Non sempre. È una espressione di una valvola che non funziona bene, o di stenosi, o che non chiude bene, o che non si apre bene. C'è per forza un intervento da fare? Ecco, quando il medico sente un soffio deve fare come prima cosa l'ecocardiogramma,
col Doppler per vedere la valvola interessata, l'entità, nella valvola interessata l'entità di questo soffio, perché ci sono i rigurgiti del sangue che nel soffio torna indietro. Allora con l'ecocardio si controlla bene, si vede l'entità di questo soffio e quando è il caso si deve operare. Certo, quindi quando sono le patologie importanti. Quando poi è il caso che c'è una patologia valvolare vera e propria, si deve fare l'intervento cardiochirurgico. Si può risolvere quindi questo? Si può risolvere, sì. Si può, a volte non c'è bisogno di sostituire la valvola, a volte basta una pulizia, come dicono i cardiochirurghi, una maggiore pulizia, ma a volte c'è bisogno di sostituire la valvola. E si risolve la cosa, come non si risolve. Bene. Tornando al problema dell'ereditarietà, sappiamo che c'è un problema con il colesterolo, insomma, col colesterolo alto. Per esempio, quando qualcuno soffre di colesterolo alto, e questo naturalmente può comportare dei danni al nostro cuore, come ci si deve comportare in questo caso? Beh, i valori normali del colesterolo sono fino a 200 mg per minuto. Quando si supera il 200, quando incomincia ad avere 220, 230, si può, è alto, il colesterolo incomincia. Quindi a sopra i 200. Ed uno deve cominciare a provare con la dieta per farla abbassare. Una dieta che deve escludere soprattutto i grassi, gli fritti, gli insaccati e tutto quel ben di Dio che ci piace. Tutte le cose che ci piacciono fanno male, diceva uno. ed è vero purtroppo. Quindi tutte queste cose a base di grasso, di frutto, bisogna che ha il colesterolo. Quindi grassi di origine vegetale, animale. Li deve eliminare. Poi dopo un mese, due mesi di questa dieta deve ricontrollare i valori. Se i valori rientrano nella norma, allora deve pensare che deve diminuire questo cibo, deve mangiare poco, perché quando mangia sa che le sale il colesterolo. Certo. Quindi è una sofferenza per lui specialmente, che deve fare per tutta la vita una dieta per evitare l'aumento del colesterolo. Certo, se capita una cena, una cosa, non è che siamo lì, insomma, schemati. Se qualche volta sgarra non succede, possiamo condannare, però lui deve sapere. Per regola, insomma, deve avere. Ci sono invece le ipercolesterolemie, che nonostante la dieta il colesterolo non scende. Allora, quello è un altro paio di maniche, è un'altra patologia che bisogna curare. Quello magari può mangiare un pochettino così, però deve prendere le pillole. Quindi ci sono dei farmaci, giustamente. Dei farmaci per colesterolo, che hanno le loro indicazioni, le loro controindicazioni, che bisogna sempre fare con parsimonia e con oculatezza. Ecco, ecco, quali sono queste controindicazioni magari? Le controindicazioni della terapia del colesterolo sono disturbi allo stomaco, possono avere diarrea, flatulenza, dolore di stomaco, disturbi ossei, di dolori alle gambe specialmente. Sono molti farmaci contro il colesterolo che la gente li deve lasciare perché non possono addirittura camminare. Quindi non tollerano allora questi. Bisogna cambiare, bisogna vedere di dare, ridurre la dose. Ecco, il disturbo più importante sono i dolori alle gambe per la patologia. Quindi i problemi principali di un che può avere il nostro cuore per quanto riguarda il colesterolo alto, quali sono i problemi più importanti? Per il cuore? Sì. Beh, sempre là, il colesterolo è come la ruggine che cammina dentro i vasi e si può depositare dentro i vasi stessi, riducendo il calibro e quindi la circolazione del sangue. A maggior ragione dove questi vasi sono piccoli, come nel cuore e anche nel cervello, soffrono di più questa patologia di deposito di colesterolo all'interno. Addirittura l'infarto è una chiusura delle coronarie, all'interno del cuore si chiude, addirittura il sangue non passa più per un tappo di colesterolo. Anche l'ischemia cerebrale è una cosa simile. E il colesterolo che chiude queste vasi non fa passare il sangue. E questa è la causa dell'ischemia dovuta al colesterolo.
Per esempio, abbiamo parlato quindi di infarto. L'infarto è anche una patologia forse tra le più gravi, insomma, che magari se non conosciuta in tempo, presa in tempo, può veramente risultare, insomma, mortale. Quindi quali sono? Cos'è innanzitutto cosa avviene nel nostro cuore durante un infarto e come ci possiamo accorgere se magari abbiamo un infarto in corso? Allora, cosa avviene? Avviene la chiusura di un vaso, per cui il vaso si interrompe. Se il vaso è qua, per esempio, e si interrompe qua, tutta questa parte di sotto non viene più nutrita e si ha l'infarto. Il cuore, il muscolo cardiaco al di sotto della chiusura del vaso diventa necrotico, ischemico, e comincia a fare movimenti strani quella parte del cuore e sprigiona un dolore acuto, forte. La caratteristica dell'infarto, di questa patologia, è un dolore forte che uno sente Nel petto, proprio. qua, lo può sentire pure qua, pure non proprio nella sede, ma anche un pochettino attorno pure al cuore, anche a volte negli infarti posteriori c'è un dolore di pancia. Nella parete più sotto, se interessa quella zona, l'infarto si manifesta con un dolore di pancia che uno va al pronto soccorso e dice: "Madonna, la panza però". Se non trova un medico paziente, che sospetta qualcosa, perché non è solo il dolore, anche l'aspetto del paziente pallido, sofferente, ansioso, ecco, si sente la morte. Con questo dolore, il paziente sente che muore, quindi cambia espressione, Il cambia classico dolore del sicurezza. braccio che si ha Esatto, praticamente, quello è il quello è dolore classico, importante. petto e braccio. Però, ripeto, anche la pancia, anche il dolore di pancia può E questo è un mascherare, sintomo che se non viene riconosciuto, che non viene giustamente, può riconosciuto, risultare. può risultare, può un medico un pochettino superficiale può dire: "Ci sono un antispastico", e manda Certo. a casa. E, mentre un infarto di un'altra parete del cuore. Quindi l'infarto è una chiusura, un blocco della circolazione delle coronarie, per cui quella parte del cuore che è irrorata soffre e muore. Molto spesso ci si può, insomma, salvare dagli Ci questi si può attacchi, questi salvare episodi, diciamo. dall'infarto. Certo, ovviamente dipende Infatti, dalle condizioni. questo è un campo che ha avuto molti progressi in questi ultimi decenni, mentre prima si moriva molto e si capiva poco. Si è capito da una ventenne a questa parte, diciamo da un decennio a questa parte, che il tempo di intervento quando c'è l'infarto è la cosa più importante. Quindi la prima cosa è arrivare nello spazio di 2 o 3 ore a un centro di emodinamica, di cardiologia, e noi ce l'abbiamo fortunatamente a Reggio, dove appena arriva un infartuato fresco, la prima cosa che fanno lo portano in sala operatoria e cercano di disostruire, di liberare questo tappo di colesterolo che aveva chiuso le coronarie. E se fatto presto, entro 2 o 3 ore, la situazione migliora molto, migliora di molto. Quindi la La tempestività è tempestività è la fondamentale. cosa più importante in questi casi, perché lo capiamo tutti: se una cosa è fresca, si può curare, si può togliere, si può, in pratica si manda un catetere attraverso l'aorta dentro l'arteria occlusa, si segue col monitor. Quando arriva si individua la lesione, perché il tappo può essere piccolo, può essere più grande, può essere di 1 centimetro, si sorpassa col catetere come un ago, lo sorpassa e poi si introduce un altro catetere con un palloncino, sempre quella fa da guida, poi in questa guida si introduce il catetere con il palloncino. Quando si è in sede, che il cardiochirurgo vede col monitor, dilata, manda un pochettino di aria e dilata il palloncino in modo che allarga questa chiusura e avvolta la Quindi riduce si sostruisce. e disostruisce il vaso e così ripristina la circolazione. E questa è la cosa che, se si può fare in tempo, evita tanti problemi e l'infarto è più sopportabile, più guaribile. Certo.
mentre se si ritarda molto, oppure il trombo indurisce e non si può più togliere, allora si deve fare, si deve tagliare, si deve operare. Con là c'è proprio una vera e propria operazione importante. Già. Quell'intervento immediato che risolve e si chiama angioplastica, mentre se non si risolve e passa del tempo, oppure pure va in tempo in sala operatoria, però sono tanti vasi interessati, non si può fare l'angioplastica, allora si deve rimandare al cardiochirurgo per operarlo, tagliare quei vasi e metterli altri. Questo, quindi sostituire questo, sì. Quindi l'angioplastica e il bypass aortocoronario. Il bypass in che situazioni si effettua? Il bypass quando la lesione è troppo estesa, l'otturazione è troppo lunga, che non si può fare risolvere con l'angioplastica. Deve fare il bypass, in pratica si fa un innesto nella parte prossimale alta del vaso dove è stato occluso fino a dove si era occluso, cioè si sorpassa la occlusione e si innesta nel pezzo di tubo inferiore che è ancora sano. Ecco. A volte uno, a volte sono due, a volte sono tre, in modo duplice bypass aortocoronario, triplice bypass aortocoronario, secondo i vasi occlusi interessati. Comunque sempre l'infarto ora si cura bene con questo intervento. Quindi anche dopo un paziente operato, insomma, di bypass, riesce a riprendere la sua vita? Sì, riesce a riprendere, nel 90% dei casi riesce a riprendere la sua vita normale, anche se poi subentra nell'infartuato una situazione psicologica strana. Per questo in America gli infartuati hanno tutti la psicologa. E non sarà un caso, perché appunto hanno l'assistenza psicologica, perché una volta che uno, sapete come si sente uno quando va a fare, si può immaginare, si sente morire, e poi quando riesce a riprendere un poco le forze, ha sempre paura, certo, ha paura pure, non dico di camminare, perché a poco, certo, di non ripetere l'esperienza, ovviamente. Ma inizialmente ha tanta paura di che si possa ripetere, perché poi quando ci domanda al cardiologo, ci dice: ma si può ripetere? Esatto. Il cardiologo non gli può dire che non si può ripetere. Quindi ci possono essere altri episodi? Si può ripetere nello stesso punto, in altri punti, quindi non ci potevo dire: state tranquillo, troviamo le parole per non farlo. Certo. Però lui ha sempre la paura di quell'attimo che ha avuto il dolore e che pensava di morire. Quindi è davvero, insomma, una cosa indescrivibile. Ha bisogno pure di un'assistenza, non diciamo psicologo, perché qua non abbiamo, già non dai miei cose, quando curavamo essenziale, procurato. Se il nastro ci mette la psicologa, però i familiari. Ecco, lì è importante il ruolo. In questo caso hanno un compito importante, le mogli, i figli. Non considerarlo come un handicappato che ormai non può fare più niente, insomma. Ma stimolarlo, diciamo, non come meno malato, ecco, certo. Ma uno che si può riprendere, che può riprendere la vita lavorativa, se lavora, come no, sociale, familiare, e può avere qualcosa da dire nella società. Perché quindi non emarginarlo, ma no, anzi. Non emarginarlo, no, perché la cosa peggiore è quella. Già lui si sente scartato dalla certo, vita. Certo, certo. E ovviamente ci sono delle controindicazioni, voglio dire, o delle indicazioni quantomeno da seguire dopo che si è avuto questi episodi. Certo. Quali sono? L'infartuato deve curarsi, deve fare per tutta la vita delle cure. Alcune medicine le deve prendere per tutta la vita. Alcune, dai successivi controlli, poi si vedrà caso per caso se sospenderle, aumentarle, diminuirle. Ecco, quello che deve prendere per tutta la vita sono gli antiaggreganti, cioè quelle medicine che aiutano la circolazione del sangue, lo rendono più fluido, perché dato che lui ha avuto una ostruzione dovuta alle placche, ad un trombo, deve prendere per tutta la vita questi farmaci che diluiscono il sangue e aiutano la circolazione, tipo, insomma, non faccio nome perché non c'è, diciamo, come principi attivi, insomma, sono quelli che devono, servono per il salicilico, la ticlopidina,
la seleparina, le eparine, però le punture si possono fare per... E poi ora ci sono questi altri nuovi farmaci che vanno valutati caso per caso. Però la cura più importante è questa. Poi bisogna vedere se l'infarto ha lasciato un cuore che fa le bizze, che dà aritmie. Perché può lasciare ovviamente anche dei danni, oltre... Che fa extrasistole, se fa molto extrasistole deve prendere un'altra medicina contro le extrasistole. E poi deve continuare a prendere le cure per il colesterolo, anche se il colesterolo si abbassa, lui deve per un po' di tempo, deve per un bel po' di tempo prendere pure la cura contro il colesterolo. Come stile di vita in generale? Come stile di vita, dopo i primi mesi lui dovrebbe evitare sempre lo stress per quello che è possibile, però deve fare una vita pure, non dico movimentata, non sedentaria. Quindi non se, ecco. Lui deve prendere l'abitudine di fare delle belle passeggiate, anche di un'ora al giorno, come cura, come terapia, come le medicine, come piglia i medicini, lui deve che questo camminare. Va bene per tutti, bene, sì. In ogni caso, però a maggior ragione deve, ovviamente. Deve camminare, non deve chiudersi nella sua malinconia, con l'aiuto dei parenti, dei figli, eccetera, della moglie. Certo. Principalmente, magari se la moglie lo accompagna, non c'è sempre che ho da fare. La moglie lo prende a braccetto e lo accompagna a fare lungomare, a fare la passeggiata. Beh, per lui è un conforto. Poi. Certo, ecco. Perché poi appunto si deve guardare anche l'aspetto psicologico. E la società, gli amici, poi che poi dopo un paio di mesi può ritornare a lavorare. Magari se uno fa un lavoro stressante, il medico del lavoro dice il lavoro che può fare, non so, per esempio un infermiere che ha questa malattia sicuramente non può fare le notti, certo, quindi sarà esentato dalle notti, certo, però continua a lavorare, quindi sarà un lavoro in base alle sue esigenze, in base a come quindi non viene emarginato l'infartuato. E poi deve prendere questa medicina importante, qualche antiaritmo, così aritmie, quella del colesterolo quasi sempre. E poi se ha la pressione alta deve prendere pure quella della pressione, se è diabetico deve continuare tutte queste medicine per le patologie che aveva prima e che con l'infarto le deve tenere più tranquille e più a bada. Ecco. Quindi non c'è una linea generale per cui insomma l'infarto viene con particolari patologie, non è detto? Non viene per particolare, o causato da particolare. Non viene, insomma, tra virgolette, non viene, però ci sono i fattori di rischio, che sono la pressione alta, il colesterolo, diabete, l'obesità e lo stile di vita. Queste 5-6 cose, 5 sono fattori di rischio perché l'infarto si evidenzia, si manifesta. Quindi deve curare, un soggetto che ha tutte queste patologie, deve curare tutte queste patologie per prevenire l'infarto. Ecco, a proposito di prevenzione, si può prevenire l'infarto? Si può prevenire per quello che è prevedibile, per quello che è, come si dice, prevenibile. Sì. Certo, uno deve fare tutto, pensate a un soggetto che mangia sempre, che non si guarda nel mangiare, nel bere, che fa una vita di menefreghismo, di sedentarietà, che non ha pressione alta, non se la cura, diabete, così, un disordinato dal punto di vista della salute, che ce ne sono. Sì. Questo è un soggetto candidato al 90% ad avere l'infarto, al 90% ad avere l'infarto. Come pure ci sono dei soggetti che stanno sul filo del rasoio. Sono precisi, si sicura. E purtroppo ci viene pure il, perché non sappiamo perché. Ecco, questo mistero. Ancora non... Non so se poi abbiamo avuto pure casi qua a merito di persone magre, uno stile di vita buono, non eccessivamente spinto verso patologia curabile, che si curava e si riguardava, eppure ci vede l'offerta. Quindi non è detto che ci siano delle particolari persone a rischio, diciamo. Come tante cose nella medicina, non è che si sa tutto, come non si sa tutto su tante cose, così non si sa tutto
sull'infarto, si è visto che ci sono queste placche, queste cose, ma perché si formano queste placche? Per esempio, perché il tumore si forma e il tumore non si forma? Questa perché... ancora, non è dato saperlo. Perché io che mangio sempre pastina, va bene, se mangio mezzo maiale, oppure perché quello che si controlla meticolosamente? Quindi tante questo cose, ancora in effetti non è cose, che... Certo, uno deve fare in modo di salvaguardarsi lo stile di vita, la salute. Perché poi tra l'altro si dice anche io mangio quello che voglio, tanto non mi prende niente, in effetti. Vabbè, no, è tutto una concausa, un legame tra le cause, di cui alcune, che alcune le conosciamo, altre purtroppo non le conosciamo, ma non è solo nel campo della malattia circolatoria, perché l'infarto è una malattia circolatoria, sì, se vogliamo, ma anche in tanti altri campi, delle altre malattie, del fegato, del rene. Abbiamo un organismo troppo perfetto, non certo, so chi l'ha fatto, ma certamente chi ha fatto questo corpo ha avuto, dico scienziato, è proprio una macchina perfetta. Una macchina perfetta, sì, perché... figurato che noi ancora non riusciamo a capire tanti meccanismi, certo, tante cose, perché sappiamo perché per curare come è fatto. Quindi, infatti gli studenti studiano anatomia all'inizio, le ossa, i muscoli, come è fatto il corpo, come funziona la fisiologia, che è un'altra bella materia che si fa in medicina, come si ammala, le patologie, patologia generale e poi le varie patologie chirurgica, cardiaca, certo, ostetrica, eccetera, eccetera, ortopedica, e poi le cliniche, come si cura. Questo è il percorso degli studi, certo, dell'impegno di tutta la scienza medica per farsi vivere meglio, insomma, ecco. Però ancora ci sono dei punti interrogativi, sono, insomma, da chiarire. Punti. Ogni volta, certo, diceva uno scienziato che apriamo una porta, dove vediamo altre che... Certo, comunque sempre una cosa da esplorare, da continuare a studiare. Molti progressi si sono fatti, anche se non si riesce a capire, però molte cure si fanno lo stesso, pure che non si capisce. Esatto. Però sì, dai risultati si può, sì, cercare, sì, comunque, sì, di, sì, chiarire. Meglio, allora parliamo di, per esempio, di quando una donna ovviamente entra in menopausa, come un uomo in andropausa. Allora lì è una situazione particolarmente delicata, anche per quanto riguarda il nostro cuore. Allora, proprio in questa fase della vita, come mai ci si dovrebbe sottoporre così a una visita più cardiologica, più accurata? Ecco perché in quella fase della menopausa succedono degli squilibri ormonali, dovuta appunto alla menopausa, che possono interferire con la pressione, con il cuore, con il colesterolo e con la funzionalità generale del cuore, insomma, ecco, può rimbalzare la pressione. Allora vedete una donna che fino a 50 anni non ha avuto mai niente riguardo la pressione, che si sente questa pressione che ci chiana. Bisogna dare pompata di calore e micina pressione, quindi è la menopausa. Quindi e l'ho avverto un pochettino prima, come si dice, la premenopausa, sì, come diciamo noi. Già i primi sintomi si vedono in quella fase là. Quindi è da curare, per esempio, principalmente la pressione che viene sentita da queste signore che raggiungono la menopausa. E allora si deve curare la pressione, anche se è dovuta in quel periodo, che poi sicuramente dopo la menopausa si riassesterà, però in quel periodo bisogna curare la pressione, bisogna fare gli esami, specialmente emocromo, elettroliti, tiroide, se uno aveva qualche problema alla tiroide, colesterolo, trigliceridi, bisogna che faccia questi esami in modo da mirare la terapia in questo periodo, che è molto delicato e molto, certo, particolare, perché la paziente rifiuta di fare, dice questo momento quando passa. No, questo momento quando passa, no, perché alcune ci possono passare dopo un anno, dopo due anni, certo, dopo dieci anni. Certo. Dopo addirittura dieci anni, possono protrarsi così addirittura, tanto. C'è gente pure
avuto questi problemi per tanti anni. Quindi la menopausa, le conseguenze e il risvolto della menopausa vanno curate per quel periodo che c'è bisogno. Certo. Abbiamo altre domande? Sì, ci sono un altro paio di domande che è importante che si facciano, perché allora a questo punto dobbiamo concludere il cerchio di... quindi abbiamo parlato di come cercare di delle patologie, di capire da dove viene, insomma, la pressione, insomma, da dove arrivano un po' le sofferenze, ecco, del nostro cuore. Ora parliamo anche di prevenzione, perché magari non si parla quasi mai di prevenzione, o comunque molto raramente, sì, sì. Perché ci si rivolge allo specialista solo quando insorgono i disturbi e mai magari per un consulto prima, per un approfondimento, ecco, del proprio stato di salute. Anche in questo caso si dovrebbe un attimino cercare di prevenire sempre per quanto è possibile, ma comunque di chiarirsi le idee un attimino in anticipo, non crede? Sì, la prevenzione nel campo cardiaco è molto importante, perché è molto, per esempio nel campo dell'ipertensione è importante, perché l'ipertensione si cura non solo con la pillola, ma anche, come dicevo prima, cambiando stile di vita. Prevenire significa, in questo caso, mangiare poco sale o senza sale, fare una vita meno sedentaria, camminare, fare un po' di sport, palestra, muoversi, non stare la domenica sempre chiusi, non pigliare la macchina che è sotto la porta e fare tipo un giro e dire sono uscito. Quello è come se stesse fermo. Come niente, ecco, diciamo. Se buon appetito, ben venga l'appetito, mangia quanto vuole, però cercate di muovervi di più, di fare una vita movimentata, perché le entrate col mangiare devono equivalere più o meno alle uscite. Perché se voi entrate 100 e uscite 50, che dalle 50 a poco a poco ogni giorno si sommano, ovviamente, insomma, poi fanno danni. E poi è sempre più difficile rientrare. Certo, è difficile tenersi nel fare queste diete, queste prevenzioni. Ma poi magari bastano delle quantità più ridotte, non necessariamente una dieta rigidissima. La compagnia, certe volte pure, però una volta ogni tanto non è... Beh, sgarrare ogni tanto non è che... Un eccesso, non è, ecco, il singolo... Ecco, una mangiata, ora viene Natale, il frigo, se vi posso dire, ecco. Se vi possiamo consigliare... Però... La dieta assolutamente, ormai, proprio sotto Natale, con l'anno nuovo. Però la moderazione in questo caso, quantomeno. Anche se dicono i cultori delle frittole che le frittole non fanno male, però provate voi. Beh, alla fine il maiale è carne bianca, poi dipende dalle parti del maiale. Che le fanno bollire per 10-12 ore, quindi non insomma, non è proprio leggerissimo, diciamo, però... No, dicono che una volta che li cuociono per tanto tempo, perdono il loro effetto patologico. Ah, grasso, ma... Chissà, comunque, vabbè, a chi piacciono, diciamo che, ecco, lei può dire... Sono cose gustose. Qualche pezzetto non fa male, possiamo dire. Va bene. Allora, ormai stiamo volgendo al termine, qualche altra domanda, per esempio... La prevenzione ancora c'è da dire qualcosa. Sì, ecco, sì, dica pure. Alimentazione, cambiamento di stile di... Un'alimentazione e cambiamento di stile di vita. E seguire qualche altro consiglio che di volta a volta il medico può darvi, ognuno secondo. Quindi non fare sempre il fai da te come si è abituati sempre a fare. Esatto. È importante comunque cercare di seguire quantomeno le indicazioni dei medici, sicuramente. Sì. Ne sanno più di noi in ogni caso. Anche se i medici, fra parentesi, possono sbagliare, però cerchiamo di sbagliare il meno possibile. Esatto, anche questo è importante, sempre per salvaguardare, voglio dire, la nostra salute, il nostro cuore in questo caso. Quindi la prevenzione anche quando si pensa di non avere, insomma, di stare bene in salute, forse quello è il momento più... Sì, anche se è più difficile da praticare, però se uno per esempio la deve fare quando sta bene in salute, specialmente se ha una familiarità, perché allora si impone fare la prevenzione. Certo, se uno ha i nonni, i genitori che stanno non è permanenti, la prevenzione, come la fate fare?
Però se già i genitori sono ammalati di una certa malattia che può essere trasmessa o essere familiare, diciamo, anche tipo colesterolo, pressione, allora la prevenzione si impone, direi, certo, che la deve fare in questi casi di familiarità. Allora, l'ultima domanda, brevissima. Insomma, siamo ormai arrivati nel periodo più freddo, quindi siamo ormai entrati in inverno, e il freddo. Il freddo ovviamente non è che incida favorevolmente, soprattutto nelle persone di una certa età, sì, insomma, sul proprio cuore. Niente, il freddo, anche se da noi è raro, quel freddo improvviso tipico, quantomeno l'umidità, può causare un restringimento delle corone, dei vasi, delle corone. Un restringimento acuto che a volte può causare anche l'infarto. Infatti ci sono soggetti che hanno avuto l'infarto col freddo, hanno avuto l'angina, se non infarto, almeno l'angina dovuta a un brusco esposizione a questa temperatura rigida. E purtroppo c'è un restringimento del vaso sanguigno interessato, di una porzione di coronaria, e c'è, purtroppo c'è. Quindi anche il caldo, ovviamente, l'eccessivo caldo può anche danneggiare. Sì, però non restringe i vasi. Il caldo, quindi è più pericoloso. Il caldo può procurare un abbassamento di pressione. Quindi un iperteso durante l'estate dovrebbe controllare più spesso la pressione e, se è il caso, diminuire la terapia, la pillola. Di solito si prende metà. Certo. E gliela tiene abbassa lo quindi stesso. Ovviamente idratarsi durante l'estate, sì, certo, naturalmente diventa importante. Probabilmente se si prendono diuretici, esatto, come terapia, deve bere almeno 1,5-2 litri di acqua al giorno. Solamente se i diuretici si prendono ogni giorno, se no i diuretici rischiano di fare male perché non trovano i liquidi. Di bere, in ogni caso, chi prende questi tipi di medicinali, bere è fondamentale. I diuretici vanno presi bevendo acqua. Benissimo, io la ringrazio, abbiamo concluso per oggi questo nostro appuntamento, grazie per la sua presenza qui con noi e io vi do appuntamento ad un'altra puntata di Progetto Salute, grazie, arrivederci. Grazie a voi.